Ritmo e melodia dalla tradizione calabrese miscelata a sonorità che arrivano dal flamenco e dal sound pop rock per la seconda serata di suoni Festival Etno Jazz in corso di svolgimento a Castrovillari. Questa musica, questo genere musicale ha una madre e un padre. La madre è la nostra Calabria, la nostra tradizione. Il padre diciamo che è un po' spagnolo, proviene un pochino dall'Andalusia. Stasera abbiamo fatto dei pezzi nostri, dei pezzi inediti che vengono dal primo disco e dal secondo disco che è uscito 10 giorni fa, prodotto da Calabria Sona e della Marasco Comunicazione, e abbiamo fatto anche qualche cover spagnola, però rivisitata anche attraverso il nostro sound che siamo soliti usare anche degli strumenti tradizionali calabresi. Sei giovani talentuosi ragazzi calabresi provenienti quasi tutti dall'area Regina, tra Melito e Bova, in una parola i Beck e Moro, che con la convinzione e la forza decidono di restare in Calabria e valorizzare la cultura e i luoghi che gli appartengono. Da qui il loro brano, che è diventata anche una videoclip Essenza, che come sottolineano è tutto ciò che dovrebbe rappresentare la Calabria. A me piace definire il nostro genere come l'incontro, o anche meglio lo scontro, dei miei strumenti, che sono la chitarra flamenca e la chitarra elettrica, con gli strumenti tradizionali di Filippo, che sono quelli della tradizione calabrese, appunto lira, pipita e organetto. Cameo nel corso della serata è stato offerto al popolo di Suoni dalla bravissima Valentina Balistreri, un cognome, una parentela importanti legati ad una storica cantastorie siciliana, l'appassionata Rosa Balistreri. E come lei, Valentina, da anni svolge una meticolosa e puntuale attività di ricerca che attraversa tutta la tradizione della musica popolare. Storie, anime, culture e profumi nella notte magica dell'eclissi si sono mescolate all'evento giunto alla 13ª edizione ed organizzato dalla Proloco Cittadina con il contributo della locale amministrazione comunale per la direzione artistica di Gerardo Bonifati. Nel corso della serata è stato consegnato il secondo premio Suoni d'autore 2018 al musicista ed etnomusicologo, maestro concertatore del Festival La Notte della Taranta, Ambrogio Sparagna. Io non sono un grande appassionato di premi, però l'idea di tornare in Calabria, in particolare a Castrovillari, mi ha spinto a venire, perché una parte del mio cuore sta qui. Il suo progetto vocale strumentale dal titolo Il viaggio di Giuseppe Antonio esplora la tradizione musicale di area italiana attraverso una serie di brani tradizionali ed altri originali composti dallo stesso maestro. Parla di un viaggio straordinario che fece questo personaggio verso la fine dell'Ottocento dal Golfo di Gaeta a Marsiglia in cerca di fortuna, e in questo viaggio incontrano tante storie. Incontrano tante persone, tanti dialetti, tante lingue, e alla fine di questo viaggio è fare diventare una sorta di paradigma del viaggio dell'uomo attraverso le proprie tradizioni che incontrano tradizioni di altri paesi. Un viaggio dove il maestro Sparagna è stato accompagnato da Valentina Ferraiuolo, tamburelli e voce, e dal maestro Erasmo Treglia.